Ciao ragazzi, sono Dan e bentornati sul canale. Oggi farò questo video dedicato a Flash Player. Non tanto solo per i videogiochi e tutte quelle cose che sono uscite all'epoca in Flash, ma per poter utilizzare ancora il browser e quindi collegarsi a determinati siti che possono essere magari aziendali, interni, o che sono ancora online perché non sono stati modificati. Ecco, per le cose nuove ovviamente non ha più senso sviluppare in Flash da svariati anni, perché Adobe ha ufficializzato la chiusura di Flash già nel 2017, quindi sarebbe un po' stupido oggigiorno continuare a lavorare in Flash. Ovviamente però ci sono tante cose già fatte negli anni passati che magari rimarranno così perché nessuno ha l'interesse di andare ad aggiornarle, o perché non ha avuto il tempo, non ha avuto modo, perché sono talmente ampi da essere difficoltose da spostare in altri linguaggi. Quindi è una piccola guida per continuare ad usarlo. La dividerò in due fra Windows e Mac. Da quanto ho visto, l'ultima versione che non fa questo blocco è la 32.0.0.371. Un altro grosso problema è che non ci sono tutte le versioni online. Lato PC spesso veniva installato in modalità online, cioè avviavi l'installazione e l'installazione recuperava i file necessari collegandosi a internet. Ora queste installazioni non servono a nulla perché sono bloccate da Adobe. Servono le installazioni standalone che includono tutti i dati. Non si trovano di tutte le versioni. Io fortunatamente sono riuscito a trovarne di due versioni, ma non tutte quante le versioni, quindi se funziona in un modo si spera che questa situazione durerà nel tempo. Sono versioni diverse tra quella del Mac e quella per il Windows. Potrebbe succedere, da quanto ho capito, che su Windows Microsoft rilascerà un aggiornamento a livello di sistema su Windows 10 dove andrà completamente a bloccare Flash Player. Non so se questa soluzione quindi durerà per sempre. Per il momento funziona, si riesce anche con vari browser, ma io vi consiglio di installare Firefox, quindi vi farò vedere con quello. Quindi partiamo con Windows e poi vi faccio vedere con OS 10. Io queste prove le ho fatte su Windows 10 e funziona, e le ho fatte con OS 10, versione Catalina, Mojave e Sierra. Non ho provato con Big Sur, credo andrà allo stesso modo. Allora andiamo a vedere. Quello che andremo a fare in realtà è molto semplice. Consiste nel disinstallare il plugin che avete già su e installare la versione dove non aveva questo blocco. Tutto il resto lo farà Firefox, che per almeno per il momento, e speriamo non scelga Mozilla di bloccarlo in qualche altro modo, permette di far avviare, di utilizzare un plugin anche di qualche release fa. Quindi procediamo con disinstallare il plugin vecchio utilizzando il file incluso nello zip che vi linko sotto. Questo disinstallatore toglie tutto quello che serve di Flash, ne obbligherà a riavviare. Una volta tornati in Windows, avviamo l'installazione per Flash Player, la versione 32.0.0.344, che non è l'ultima senza blocco, perché l'ultima è la 371, come dicevo, ma non è facile appunto trovare tutte queste versioni. Poi in realtà è indifferente, l'importante è che funzioni Flash, perché comunque sia questa è una pezza per utilizzare cose obsolete e vecchie. Una volta finita l'installazione basterà aprire Firefox, andare, in questo caso vado su un sito test per farvi vedere che funziona, e vi chiederà, metterà un avviso che vi blocca Flash. Basterà cliccare al centro e attivare il plugin. Firefox stesso a quel punto chiederà se siete sicuri, e una volta consentito si avvierà il contenuto in Flash. Altra cosa, mi raccomando, importantissima, di disattivare gli aggiornamenti, perché potrebbe prendere l'iniziativa di aggiornarsi alle ultime versioni e a quel punto non andrà più Flash, quindi blocchiamolo in questo modo. E questo è per Windows e per continuare a usarlo via browser. Nel caso qualche contenuto vi dia problemi, se poi vi crash Firefox, avviatelo in modalità provvisoria e si fa tenendo premuto Shift prima di avviare il programma. Viene fuori una piccola schermata con scritto attivo in modalità provvisoria. In questo modo ho visto che rimane stabile, ma nel caso non avete problemi continuate a usarlo normalmente. Bene, a questo punto vediamo come va fatto su OS o macOS, che è praticamente lo stesso procedimento, solo che il file di disinstallazione è già nelle utility di Adobe, già installate dentro, al contrario di Windows. Vediamo come si fa.
Ok, siamo sul desktop e il procedimento è abbastanza similare a quanto già visto su Windows, anzi è anche più semplice della verità, perché basterà recarsi nelle utility e avremo un file dedicato all'installazione. Basta aprirlo e una volta aperto si disinstalla e semplicemente in questo modo siamo senza Flash Player. Ora basterà installare la versione che trovate sempre nel link qua sotto. E sarà fatto. In questo modo, usando Firefox, potete usare anche un Firefox aggiornato. Faccio un esempio: se entrate a una cosa importante, vi ho fatto vedere quando installate i plugin, non consentite gli aggiornamenti, perché così almeno siamo sicuri che sul lato plugin non si aggiornerà più. Come detto prima, bisognerà vedere se almeno Mozilla lascerà aperta questa possibilità, o se un giorno deciderà di bloccare completamente Flash, perché in quel caso tutti questi sistemi andranno a quel paese, perché se il browser stesso lo blocca, un po' in stile Chrome, volendo c'è il sistema anche su Chrome per farlo andare, però è un po' più complesso, secondo me si può usare anche Firefox perché non cambia nulla essenzialmente. In questo caso comunque una volta aperto Firefox ci sarà la stessa procedura vista su Windows, perché Firefox è lo stesso programma da una parte e dall'altra. Gli si attiva, si dà l'ok per attivarlo, lo consenti e si avvierà automaticamente Flash. Bene, spero vi sia stato utile questa guida. Come avete visto è abbastanza semplice, perché il difficile è stato capire cosa bisognava fare per tornare a usare Flash. Una volta capito che da una certa versione in poi era stato aggiunto qualcosa in particolare che bloccasse Flash, è bastato tornare indietro e recuperare una vecchia versione. Come detto prima, non è facile trovare una vecchia versione, ma per fortuna alcuni l'hanno salvata, alcune ce ne sono in giro. Una volta fatto questa procedura continuerete a usarlo, quindi potrete riaprire un sito in Flash o navigare su giochini vari. Ecco, se il vostro interesse è solamente aprire un file SVF, che se non ricordo mai l'estensione di Flash, e avete questi file da parte, esistono dei programmini per aprirli che non vi faccio vedere adesso, però sono ampiamente discussi in rete. Questa è più che altro se dovete accedere a un sito tramite browser, altrimenti se dovete aprire solamente dei giochini o qualcosa messo da parte, esistono questi programmi che vi fanno aprire il file in Flash e quindi vi semplificate un po' tutto. Spero di esservi stato utile, allora ci vediamo al prossimo video. Se vi interessa iscrivetevi, lasciatemi un like, ci vediamo, ciao!